Gentili signori, come ben sapete, oggi stiamo cercando l'origine della diramazione dei nervi. Vi prego di osservare attentamente come, partendo dal cervello e passando per la nuca, il grandissimo fascio di nervi si distende per la colonna vertebrale e si dirama per tutto il corpo. Solo un nervo sottilissimo come un filo di refe arriva al cuore. So che dite di essere un filosofo peripatetico e, conoscendo le vostre convenzioni, ho eseguito la dissezione e mostrato tutto con grande accuratezza. Siete appagato di quanto ho dimostrato e siete finalmente convinto che l'origine dei nervi viene dal cervello e non dal cuore? Mi avete mostrato tutto con abilità e sì, soltanto che se il testo di Aristotele non dicesse apertamente il contrario, e cioè che i nervi partono dal cuore, bisognerebbe per forza confessare che tutto ciò è vero. Ma Aristotele stesso dice che i sensi sono fallaci, in questo caso la vista ci inganna, quindi continuo a credere che i nervi partono.